Ciao, siamo Vale. e Orri. Oggi vi faccio le polpette di verdure cotte al forno a modo mio. Ingredienti per polpette di verdure cotte al forno: 200 g di spinacini, 4 zucchine piccole, 2 carote medie, 2 patate medie, 200 g di scamorza affumicata, 2 cucchiai di olio di oliva extravergine, 150 g di pane grattugiato, 4 uova, 2 fette di pan carré, 20 g di parmigiano reggiano, sale, un cucchiaio di farina 00, pepe. Inizio a preparare le verdure. Ho messo un cucchiaio d'olio in padella. Ho lavato gli spinaci, li metto in padella e li faccio saltare un paio di minuti. Le verdure sono quasi tutte pronte. Ho lavato le zucchine e le sto grattugiando con la grattugia grossa. Ho lavato le carote pelate, le ho grattugiate, le patate le ho fatte bollire e le ho schiacciate con lo schiacciapatate. Il pan carré l'ho messo a mollo con un po' di acqua tiepida, è già schiacciato e pronto anche lui. Gli spinacini sono pronti, li ho fatti saltare con un cucchiaio di olio. Adesso vado con la preparazione, la cottura delle zucchine e delle carote. Ho messo l'altro cucchiaio d'olio, adesso cuociamo le carote. Un paio di minuti. Nella stessa padella finiamo di cuocere le zucchine, sempre un paio di minuti, 2-3 minuti. La scamorza l'ho pelata, adesso la taglio a dadini. Inizio a comporre le polpette. Cominciamo con le zucchine. Mettiamo gli spinaci, tagliati anche loro. Mettiamo le carote. Mettiamo le patate. Proseguo mettendo la scamorza. Poi mettiamo il pan carré e il parmigiano reggiano. Amalgamiamo bene il tutto. Mettiamo le uova. Ora aggiusto di sale e pepe. E giriamo bene. Metto il cucchiaio di farina che avevamo, giriamo bene, e 2 cucchiai di pan grattato. Giriamo bene il tutto. Ora preparo le polpettine. Adesso io uso un cucchiaio per avere una misura pressappoco uguale. Passo leggermente nel pan grattato e le metto su un vassoio. Ora le metto in frigo per 20 minuti circa. Sono state in frigo 20 minuti, ora le impanno e le mettiamo sempre sulla teglia per poi metterle in forno. Prima nell'uovo e poi col pan grattato. Il forno deve essere a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Metto in forno, ci vediamo dopo. Sono passati 10 minuti, le ho tolte dal forno e le giro dall'altra parte. Le ho girate, ora le rimetto in forno fino a fine cottura, ci vediamo dopo per impiattare. Sono pronte, spengo. Le tolgo e le lasciamo raffreddare un attimino e poi impiattiamo. Queste sono le polpette di verdure cotte al forno fatte a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciute le polpette di verdure cotte al forno? Se vi sono piaciute, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella
per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!